Bene, bene, ciao ragazze. Questo sarà un video diverso da quelli che faccio di solito. Sarà un video, diciamo, sull'attualità, sul gossip youtubiano del momento. Ci ho pensato molto prima di fare questo video, se farlo o meno. Ero un po' indecisa, perché di solito non mi piace fare video parlando degli altri youtuber, soprattutto se è la vita privata, ma a seguito del grande annuncio fatto dalla diva del tubo qualche giorno fa, cioè che si è fidanzata con Andrea Dipré, essendo io una divetta, cioè una fan della diva già da qualche anno, non potevo non commentare. L'ammirazione sul momento, quando l'ho vista, quando ho visto il video, è stata di riderci su perché ho detto vabbè. La diva si sa, come sempre lei stessa ha annunciato, cerca sempre nuovi modi per fare big money e visualizzazioni. Ho detto, sarà uno scherzo, fatto apposta per fare visualizzazioni, nulla da dire, anzi, tanto di rispetto alla diva, che trova sempre metodi nuovi. Poi però, ovviamente, come c'era da aspettarsi, a seguito di questo video, sia sotto a quel video sia sulla sua pagina Facebook, il tubo si è diviso praticamente. Metà della gente che le dava addosso e l'altra metà che invece le dava ragione o addirittura pensava, vabbè, sì, sei la grande perché tanto è una trovata pubblicitaria. E io ammetto, io stessa non ci credevo, cioè ho pensato subito, vabbè, l'hanno fatta apposta, si sono organizzati. Si sono messi d'accordo per fare questo video di modo da fare i famosi big money. Anche primo perché io seguo la diva da quasi 2 anni, quindi diciamo che un po' indirettamente, non di persona, ovviamente la credevo di conoscerla. E lei inoltre negli altri suoi video precedenti che ha fatto con Dipré l'ha sempre schifato, voglio dire, ha sempre detto che gli faceva schifo, che non voleva farsi toccare, ma che lo sfruttava solo per monetizzare, giustamente. E quindi, vabbè, sul momento l'avevo presa a ridere anch'io, ero tra quella che diceva, ma sì, dai, è marketing. Ma poi, poco dopo, la diva ha cominciato a pubblicare dei post sulla sua pagina in cui faceva presente che le divette che la conoscevano almeno un po', avrebbero dovuto sapere che non bacia così, perché c'è stato il bacio nel video ovviamente, non bacia una persona così tanto per fare, neanche per i big money, ma che invece lei ha conosciuto il vero Dipré, quindi non il personaggio che conosciamo tutti, è viscido e fa schifo, almeno secondo me, non mi piace, ma che ha conosciuto l'avvocato, il vero uomo, al di fuori quindi del personaggio, le piace davvero, le dà attenzioni che non aveva avuto da anni, visto che si è lasciata da poco, e che quindi stanno insieme per davvero, non è una farsa. Ovviamente polemiche a gogo e insulti per la diva dicendo che è una puttana, è la nuova Tommasi, eccetera. Quando ha scritto così, vedendo che anche altri famosi youtuber di cui non facciamo nome, che la conoscono di persona, hanno confermato che dopo averlo chiesto alla diva stessa, dopo che lei ha risposto che è vero, stanno insieme, si frequentano davvero con Dipré, mi è venuto il dubbio e mi sono, a furia di leggere i suoi commenti, convinta che effettivamente alla diva Dipré piaccia davvero. Evidentemente, io ho fatto 2 più 2, penso che evidentemente Dipré, fuori dal suo personaggio, che ripeto a me non piace, fuori diciamo, dallo schermo, dal tubo, è una persona completamente diversa, magari è un uomo fantastico. E che quindi la diva è veramente presa da lui, perché inoltre ci sono foto di loro che escono insieme. Da fan della diva non posso che dire, dopo lo shock iniziale, che vabbè, uno, anche adesso che so che è vero, che davvero escono, comunque, oltre a essere uno shock, è di sicuro era la coppia più inaspettata di tutto il tubo, più improbabile che ci fosse. Mai me lo sarei, mai, neanche in 1 milione di anni me lo sarei aspettata. E due, passato lo shock iniziale, beh, se è ciò che la diva voleva, se è ciò che la diva vuole, di cui ha bisogno, beh, tanti auguri alla nuova coppia e congratulazioni, insomma, speriamo che siano contenti e staremo a vedere che cosa succederà. Io
E quindi dopo, a mente fredda, dopo qualche giorno dal famoso annuncio che ha spaccato il tubo, volevo fare anch'io questo video per esprimere la mia opinione. E quindi congratulazioni al Di Preiscia. Il video è finito, lasciate un commento civile, possibilmente non offendiamo. Mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale, passate dalla mia pagina Facebook e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!